dottor Luca Antonini, responsabile di cardiologia interventistica ed emodinamica dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Una scelta sicuramente importante, la sua è un personaggio, un uomo medico molto conosciuto. Le chiedo chiaramente la sua coalizione, il suo partito, espressione di quello che è l'assessorato alla sanità. Lei è un medico, vive di fatto molto l'ospedale. Quali sono i progetti, quali sono le intenzioni, ecco, per migliorare e far percepire una sanità che funzioni e che accontenti tutti? Sì, dunque, noi in generale la sanità in Italia è un fiore all'occhiello ed è, rappresenta, noi abbiamo una buona sanità in Italia, soltanto che non è fruibile, è poco fruibile. Il problema della sanità è questo, cioè noi abbiamo delle eccellenze che purtroppo vengono utilizzate poco perché ci sono dei problemi e il sistema funziona poco, diciamo che funziona poco, e quindi va migliorato tutto l'apparato ospedaliero, la medicina del territorio, va reso più fruibile. La sanità in Italia deve essere resa più fruibile perché le eccellenze ci sono e le professionalità ci sono, per cui è un peccato non poter utilizzare quello che abbiamo a disposizione, Per un sistema che funziona male. Ecco, e come valorizzare allora l'ospedale dell'Aquila, valorizzare una risorsa, insomma una nave scuola, quella che abbiamo? L'ospedale, anzitutto, si deve relazionare molto con l'università, perché l'università crea figure professionali del futuro. Bisogna migliorare i servizi, sostanzialmente i servizi. Io penso alla medicina del territorio, la cosa principale, e penso anche a tutte le criticità che ci sono dentro l'ospedale. Per fare un piccolo esempio, gli accessi al pronto soccorso dell'Aquila sono circa 40.000. In una città che ha 60.000 abitanti è una cosa che non può, cioè non è poco credibile un pronto soccorso che fa 40.000 prestazioni su una popolazione di 60.000 abitanti. Vuol dire che il sistema non funziona, il sistema sanità non funziona. Ecco, si deve rapportare tutto quello che mi sta dicendo, dottor Antonini, anche con l'amministrazione, perché poi il sindaco diventa anche il responsabile, no, della questione sanitaria, è una figura importante. Il sindaco è una figura... Presidente del comitato ristretto, insomma, certo. E dice tutto questo. Ed è una figura che sta al di sopra, per esempio, del direttore generale. I direttori generali si avvicendano, anche i sindaci si avvicendano, per carità, però sono due figure che devono collaborare insieme, al di là dei colori politici, perché poi la sanità deve essere trasversale. Il bene, il principale è la sanità, per l'uomo è la salute, per cui dobbiamo anche uscire un po' da questa stagnazione partitica, tra virgolette. Che alla fine magari non porta, porta nulla di costruttivo. Ecco, la questione del personale a livello anche ospedaliero però fa tanta differenza per quanto riguarda servizi e prestazioni, dottor Antonini. Sì, il personale sì, è sempre stato un problema, però perché chiaramente le risorse non sono infinite, bisogna utilizzare al meglio le risorse, quindi bisogna razionalizzare le risorse, bisogna creare l'ospedale, per me deve essere un centro dove vengono curate le emergenze e le urgenze mediche. Poi e qui si possono creare delle grosse professionalità che possono rispondere a queste esigenze importanti. La medicina del territorio deve fare tutto il resto e devono collaborare tra di loro. Cioè ci deve essere un interscambio, ci deve essere una collaborazione, ci deve essere un colloquio
tra medicina del territorio e medicina dell'ospedale. Ma questo dualismo che mi sta dicendo, secondo lei finora è mancato, quantomeno non si è espresso nei metodi giusti? Sì, manca questo trade union, manca questa interfaccia, diciamo, questa. Però ecco, ci sono in Italia, ci sono delle eccellenze in questo senso, ci sono delle situazioni che vanno bene, ci sono delle città dove la sanità funziona un po' meglio, però questo è anche un problema culturale delle persone, perché le persone devono imparare a non utilizzare, per esempio, ora torniamo al discorso di prima, il pronto soccorso come, diciamo, un ambulatorio. Il pronto soccorso si chiama pronto soccorso, soccorso pronto. Devono accedere al pronto soccorso le patologie urgenti, gravi, e i medici del territorio, i medici delle strutture esterne devono fare il loro lavoro in collaborazione con i medici ospedalieri. Ecco, l'ultima domanda, dottore, qual è la prima cosa, insomma, sulla quale vorrà metter mano qualora, insomma, arrivasse in consiglio comunale e arrivassero anche altri incarichi, ecco, quello in prospettiva? Beh, noi le conosciamo le nostre criticità, quindi cercare di collaborare in questo senso per far sì che almeno queste grosse criticità possano essere messe diciamo a regime nel più breve tempo possibile. Quindi consigli e contributi allo stesso consigli momento. Consigli e contributi senza nello spirito della nello spirito nel massimo spirito di collaborazione.